Il TG3 nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, dove un team internazionale di scienziati lavora sui neutrini, seguendo le teorie del grande fisico italiano Ettore Majorana. Ma i ricercatori italiani sono costretti ad abbandonare il progetto e la ricerca per mancanza di fondi. Vediamo il servizio di Luciana Parisi. Lentamente entriamo nel corpo del Monte Aquila, 1400 metri di roccia sulle nostre teste. I ricercatori del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso ci mostrano GERDA, un esperimento internazionale sui neutrini, particelle infinitamente piccole e sfuggenti che possono spiegarci l'origine dell'universo. Noi ci mettiamo sottoterra, chiudiamo il rivelatore dentro tre contenitori proprio per riuscire a sentire questi neutrini, l'interazione di questi neutrini. Gli scienziati vogliono verificare una teoria del fisico siciliano Ettore Majorana, scomparso misteriosamente nel 1938. Ma come ci spiegano i dirigenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i giovani ricercatori italiani hanno tutti abbandonato il progetto, costretti a lavorare all'estero. Dispiace di non poter offrire a loro delle garanzie e pertanto correttamente non ci sentiamo di trattenerli. Vedere penalizzato sia in termini di finanziamento e sia anche in termini di possibilità di far entrare i giovani che sono la linfa vitale per la ricerca, questo ovviamente ci preoccupa.